Ben ritrovati all'angolo della bibliotecaria. Oggi non vi parlerò di libri, ma come creare dei piccoli libri sui quali studiare. Molto spesso è difficile schematizzare, riassumere, trovare piacere nello studio della storia dell'italiano. A questo punto giunge in nostro aiuto una tecnica che forse molti di voi conoscono dalle elementari e dalle medie, ma che può essere utilizzata ovviamente anche alla scuola superiore, il lapbook. Ovvero, vi ricordate quei libricini che da piccoli sfogliavate tirando le linguette, quando aprivate le pagine veniva fuori la farfalla, l'albero? Ecco, i famosi pop-up. Questi libri possono essere realizzati in classe o a casa da voi quando dovete studiare un argomento veramente difficile che non vi entra in testa. La memoria visiva è quella più comune, è la più facile per incamerare delle informazioni, anzi una grande mole di informazioni. Esempio, dobbiamo studiare tutto Dante Alighieri? Dobbiamo studiare tutta la Prima Guerra Mondiale? Vediamo che cosa serve per risolvere il problema. Ci basta una colla, delle forbici, se una piacere dello scotch di carta, perché era qualcosa di diverso, dei pennarelli colorati o dei pastelli, dei pantoni, quello che preferite, dei cartoncini del colore che preferite, una stampante che stampi qualche immagine a colori, se vogliamo fare un lapo particolare, oppure possiamo, se siamo bravi, anche disegnare su dei fogli di carta bianca. E poi, fondamentale, un libro di testo dal quale trarre le informazioni. Non prendete mai le informazioni da internet, a meno che non abbiate dei siti estremamente sicuri. Ma il libro di testo è la base, soprattutto per controllare quali informazioni su internet sono corrette e quali no. Eventualmente vi fate aiutare dall'insegnante o da un genitore a casa. Come si realizza un semplice lapbook? Partiamo dal modello base. Si prende un foglio, lo si piega in questo modo, adesso vi faccio vedere meglio, così. Okay. Poi a sua volta in questo verso. Piegate molto bene gli angoli, a questo punto dovreste avere questa forma. Andremo a tagliare qui e qui. Cercate di andare dritti, ovviamente voi lo farete con più calma e serenità di me. Ecco, cosa ottengo? Ottengo un piccolo libricino, una brochure, un dépliant, che qui ha un frontespizio dove si può mettere l'argomento. All'interno io ho quattro scompartimenti. Dentro questi quattro scompartimenti, di cui metterò il titolo, ho i miei argomenti. Argomento 1, che può essere sviluppato qui e qui. Argomento 2, che può essere sviluppato qui e qui. Argomento 3, e argomento 4 e argomento 5 sul retro. Vediamo degli esempi. Voglio trattare Dante, tutta la Divina Commedia. Nel frontespizio posso mettere informazioni sulla biografia dantesca, qualche noticina sulla struttura dell'opera. Apro e qui ho i miei quattro argomenti. L'introduzione alla Divina Commedia, quindi di che cosa parla, qual è il suo significato simbolico e didascalico, come è fatto ovviamente il Purgatorio, il Paradiso, l'Inferno, e all'interno ovviamente vedete l'argomento sviluppato come uno meglio crede e in base alle informazioni che ha. Sul retro, le curiosità. Io ho voluto mettere i mostri dell'inferno o i personaggi più famosi.
Questo è un Lapugu che ho fatto dai miei ragazzi di meccanica. Hanno fatto una cosa particolare sulla prima guerra mondiale. Si apre così. All'interno ci sono altri libricini. Quindi uno può incollare informazioni, piantine che chiariscono determinati argomenti. Qui ci sono tutti i personaggi. Quindi le foto, che ne so, Cadorna, Rommel, Salandra, Sonnino, i personaggi che hanno ritenuto più importanti. Sul retro, ovviamente, le armi utilizzate e addirittura curiosità, quiz per approfondire la propria conoscenza, libri sull'argomento, la propaganda. Oppure il lapo può avere una forma differente che richiama magari l'argomento. Questo era un lapo sui soldati, fatto appunto dai ragazzi che studiavano anche moda e costume, e quindi hanno voluto fare un lapbook sulle divise dei soldati. Ecco qua, in questo caso i disegni sono fatti volutamente a mano, dei figurini che spiegano le divise dei diversi soldati, i loro armamenti, e qui ci sono le informazioni. Bombardamento di Treviso, piccola brochure che serviva per una mostra. Ecco qui, con il soldatino segnalibro, ci sono molte... Ecco, qui c'è il famoso tira per l'informazione, come i nostri libricini dell'infanzia. Ecco qui, piantine esaustive con vari argomenti che si aprono e si richiudono. Sempre prima guerra mondiale, qui la forma è differente, in questo caso abbiamo una divisione per anni, a seconda dell'anno interessato uno va a vedere cosa c'era nel 15, nel 16, nel 18, che personaggi. Ecco, è molto chiaro per fare dei ripassi. E questo. Spero di essere stata chiara ed esaustiva. Alla prossima e buono studio!